Abbiamo visto, vi ricordate, proprio l'ultima lezione, abbiamo introdotto che cos'erano i modi naturali, abbiamo visto anche come questi si comportavano nel caso di matrice a diagonalizzabile, quindi tutti i modi che riguardano il caso di matrice diagonalizzabile. Vediamo come ad esempio si potrebbero sfruttare quelle conoscenze che abbiamo acquisito per provare a graficare l'andamento di un caso un po' più complicato di quelli che abbiamo visto. Allora, consideriamo un caso di n uguale a 3, quindi un sistema del terzo ordine, quindi già un pochino più complesso. E il che richiederà anche un po' di abilità, che non ho purtroppo, nel graficare in uno spazio R a 3. Consideriamo una matrice di questo tipo, quindi una matrice della dinamica fatta così, meno 3, 3, 0, meno 2, 3, 2, 0, meno 6, meno 3. Questa è la matrice della dinamica. Allora, volendo graficare l'andamento qualitativo della risposta in evoluzione libera, dovremmo assegnare anche uno stato iniziale. Ora, se non ricordo male, avevo considerato come stato iniziale un vettore x0 del tipo 1, 1, 1. La prima cosa da fare è capire quali sono gli autovalori e quindi che tipologia di modi mi devo aspettare. Se andiamo a calcolare il polinomio caratteristico e quindi le radici del polinomio caratteristico, troveremo per questa matrice i seguenti autovalori: lambda uguale a meno 3, quindi un autovalore reale negativo, e poi una coppia di autovalori complessi e coniugati del tipo alfa più j omega uguale a più o meno j3, quindi in realtà sono puramente immaginari. Bene, vogliamo provare a graficare. Allora, quello che dobbiamo fare una volta trovati gli autovalori è trovare gli autovettori corrispondenti, perché rispetto a quelli poi potremmo andare a graficare, diciamo, gli andamenti nello spazio trasformato. In particolare gli autovalori, gli autovettori, cioè gli autovettori corrispondenti, l'autovettore corrispondente a lambda uguale a meno 3 è U, lo chiamiamo con la lettera U, 1, 0, 1 o qualunque vettore a esso proporzionale. E diciamo a questa seconda coppia invece faremo corrispondere l'autovettore complesso del tipo che ha come parte reale U con A il vettore meno 1, meno 1, 2, o sempre un qualunque vettore a lui proporzionale. Come parte immaginaria U con B avremo 0, meno 1, 0. Ecco, questi sono gli autovettori corrispondenti. Vi risparmio i calcoli, li potete provare a fare comodamente. Quello che bisogna poi fare è operare una trasformazione di coordinate, quindi operare una trasformazione del tipo z uguale a una certa matrice di trasformazione per x. Ora scegliamo di operare una trasformazione cosiddetta reale, quindi non la matrice modale canonica, ma la matrice modale in forma reale. Ricordo che questa matrice ha per colonne proprio gli autovettori U, U con A, parte reale della coppia di autovettori complessi e coniugati, e U con B. Quindi questa è la scelta che facciamo per la matrice di trasformazione. Vogliamo quindi calcolare la risposta in evoluzione libera. La risposta in evoluzione libera sarà quindi pari a che cosa? A U con R elevato a lambda con R T, dove lambda con R è quella matrice degli autovalori in forma reale, quella matrice diagonale a blocchi, abbiamo già visto, e U con R a meno 1 per X con 0. Vi faccio notare che il prodotto U con R a meno 1 per X con 0, qua, se invertiamo questa relazione, troviamo che x è uguale a u con r per z. Questo vale per ogni t, vale anche all'istante iniziale. Quindi la x0, u con r a meno 1,
la x0, no, forse qui ho invertito un attimo, aspettate, con r x0, ah sì, infatti qui ho invertito, scusate un attimo, qui c'è il meno 1 e qui non c'è il meno 1. Questa qui sarà inversa, qui avremo x e qui non ci sarà il meno 1. Quindi questa è la trasformazione che abbiamo operato. Da qui capiamo che questo u con r a meno 1 per x è nient'altro che una z, no? Se moltiplichiamo una x per la u con r a meno 1 otteniamo una z, in particolare la z all'istante 0. Quindi è la condizione iniziale. In quale spazio? Nello spazio trasformato. Se guardiamo tutta questa quantità, tutta questa quantità che abbiamo qui diciamo evidenziato, questa non è ancora, è ancora una z. Perché? Se guardiamo questa relazione x uguale alla u con r, questa qui abbiamo una x e qui abbiamo una u con r, tutto ciò che viene dopo, il vettore che viene dopo è un vettore nello spazio z. Quindi tutta questa, se questa è una x libera, tutta questa sarà la z libera di t, no? Quindi e elevato a lambda r t per u con r a meno 1 per x 0, questa la possiamo anche scrivere come elevato a lambda r t per z0, ed è infatti è proprio così, perché? Perché lambda r è la matrice della dinamica nello spazio trasformato e la forma generale della risposta in evoluzione libera è proprio elevato alla matrice della dinamica per t per la condizione iniziale. Quindi nel nuovo spazio, vedete, ci troviamo in modo perfettamente coerente con quella che è la nostra definizione. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare a graficare. Ora, graficare direttamente la x non è immediato. Proviamo prima a graficare la z. Se proviamo a graficare la z, quindi proviamo a tracciare tre assi coordinati. Questi tre assi coordinati saranno quelli, diciamo, chiamiamoli quindi z1, z2 e z3. Questa è l'origine. Okay? Ora, anzi, facciamo, ruotiamo un attimo questo asse, se non riesco a graficare bene mi viene in sovrapposizione, lo ruoto un pochino. Facciamo un po' più così, quindi z2. Allora, supponiamo che questo sia lo stato iniziale, x0. Se vado a proiettarlo z0, se vado a proiettarlo su questi assi, okay, quindi trovo che cosa? Z1, 0, z2, 0 e z3, 0. Sono le tre componenti proprio di questo vettore qui, ur a meno 1 per x0, ok? Trovo proprio questo vettore qui. Ora, lungo l'asse z1 troveremo, l'asse z1 è quello individuato dal vettore u, cioè dall'autovettore u, è quello legato all'autovalore reale negativo. Quindi il suo modo sarà diretto lungo z1, partirà da questo punto e dovrà convergere verso l'origine esponenzialmente, perché abbiamo un esponenziale negativo. Quindi partiremo da questo punto e esponenzialmente arriveremo a quota 0, quindi nel piano z2 e z3. Ok? E questo è quello che succede alla componente z1. Le componenti z2 e z3 sono invece governate da un modo pseudoperiodico,
che in questo caso in realtà non è pseudo, ma è proprio periodico, perché è puramente immaginario, di quella forma trigonometrica particolare, manca elevato ad alfa t, perché alfa è pari a zero, quindi la parte esponenziale sparisce, l'inviluppo non c'è più, è proprio una funzione di tipo trigonometrico, quindi avremo una componente, quindi questo vettore, che la cui ampiezza varierà come ad esempio un seno, quindi andremo avanti e indietro come ampiezza, e quest'altra in quadratura come un coseno, quindi perfettamente in quadratura di loro. Non partiamo da uno dei due assi, perché in generale dipende appunto dalla condizione iniziale, da dove partiamo, però posso aspettarmi appunto che questo punto ruoti in questo piano e ruoti indefinitamente. Queste sono solamente le due componenti Z2 e Z3. Quindi l'andamento finale quale sarà? Partiamo da questo punto. Dobbiamo scendere ruotando fino ad arrivare proprio su questo cerchio, perché la componente Z1 svanirà completamente, le altre due invece rimangono. Quindi dovrei provare a creare una sorta di, appunto, di spirale che si va poi ad abbattere proprio qua sopra e quindi poi continua a ruotare. E quindi partiamo da questo punto, cominciamo a ruotare e ruoteremo poi scendendo verso, insomma, la figura forse non è proprio delle più chiare, magari provo un attimo a rifare, ci provo, giusto per, magari provo ad abbattere un poco più giù questa circonferenza, così magari forse è più chiaro la spirale. Insomma, un qualcosa del genere. Ok? Quindi parte, poi si avvicina sempre più al piano e lì rimane. Questo è quello che succede nel piano trasformato, cioè nello spazio trasformato Z. In realtà noi però dobbiamo capire cosa succede nello spazio X. Per capire cosa succede nello spazio X, cosa devo fare? Allora, visto che per me è abbastanza complicato già farlo in questo spazio abbastanza raddrizzato e nell'altro è un pochino più complicato, vi ho preparato una illustrazione, diciamo, a MATLAB. Allora, vediamo un attimo se riesco a recuperarla. No, non è questo. File, ok, ci sono. OneDrive. Allora, documenti. No. Questa. Università. Didattica, elementi, lezionale, materiale. Aspettate, forse l'ho messa da quest'altro lato. Eccola qua. Allora, dovrebbe essere questa qua. Ok. Allora, non so se si riesce a vedere. Provo un attimo a ingrandirla e a commentarla. Allora, quest'ora è lo spazio. Qui c'è scritto XYZ, in realtà sarebbe X, questa qui sarebbe X1, questa sarà X2, questa sarà X3, no? Sarebbero le tre componenti dello spazio in n uguale a 3. Poi, se guardiamo un attimo, questi sono gli assi coordinati. Il punto iniziale è in posizione 1, 1, 1, quindi rispetto a questi tre assi sta un po' qua dietro, diciamo, okay? Poi abbiamo, questo è il vettore U. Il vettore U, se lo guardiamo, a 1, 0, 1, quindi è nel piano X1, X3. X1, X3, quindi è in questo piano qua. Infatti eccolo qui il vettore. Poi abbiamo questi altri due vettori che sono U con A
che è questo qui, e U con B, che è quest'altro. Questi tre versori, cioè vettori, autovettori, devono in pratica, dovete prendere questi vettori coordinati e dovete riportarli qui, quindi dovete ruotare questa figura per fare in modo tale che Z1 corrisponda a questo asse, Z2 corrisponda a questo asse e Z3 a quest'altro asse. E inoltre dovreste anche un po' allungarli, quindi deformarli lungo le direzioni in base alle lunghezze che abbiamo di questi vettori. Questo è quello che si dovrebbe fare. Fatto questo, chiaramente, ripeto, ho già faticato abbastanza a fare questo, facciamo graficamente a mano un po' più complesso, però insomma se partiamo quindi da questo punto, che è il punto 1, 1, 1, vedete alla fine abbiamo proprio questa spirale, più o meno che avevamo riportato anche qui. Quindi a parte questa rotazione, questa scalatura rispetto ai tre assi, che è l'operazione che va fatta per passare da questo grafico a questo altro, a quest'altro, nella sostanza l'andamento è questo. Okay? Quindi questo è quello che mi aspetto per ciascuno, quindi ogni punto che vedete di questa curva è tarata nel tempo, ogni punto corrisponde a un istante di tempo. Quindi saprò più o meno qualitativamente a ogni istante di tempo quale sarà più o meno il valore che assumerà la risposta libera. Quindi da qui capisco che la risposta libera, partendo dalla condizione x0, avrà una certa evoluzione per poi cominciare a ruotare indefinitamente, proprio per effetto della presenza di questa coppia di autovalori puramente immaginari. Okay? Quindi questo è l'andamento qualitativo di questo tipo di sistema. Va bene. Direi a questo punto di con questo abbiamo concluso i modi diciamo naturali solo un attimo abbiamo concluso i modi naturali diciamo legati a una matrice per l'appunto diagonalizzata. Cosa cambia se abbiamo a che fare con una matrice A di non semplice struttura? Scrivo non semplice. Allora, come vi ricordate dalla teoria, insomma, qualche giorno fa abbiamo detto se la matrice non è semplice vuol dire cioè che non è diagonalizzabile. E si può operare comunque un cambio di variabile che ne semplifica la struttura e la fa diventare una matrice diagonale a blocchi. Cioè, diagonale non può diventare, proprio strutturalmente, per come è fatta. Non c'è nessuna trasformazione che può diagonalizzare. Si può però... Ma non semplice o non diagonalizzabile? Non diagonalizzabile, sì, forse non semplice, un po' ci possiamo confondere, sì, diciamo non diagonalizzabile. No, se non di semplice struttura ma è diagonalizzabile, il problema, cioè, torniamo comunque al caso di prima, quindi facciamo non diagonalizzabile. Sì, è più chiaro. In questo caso, ora non volendo ripetere tutti diciamo, i ragionamenti che abbiamo fatto, questa matrice A diventa diagonale a blocchi, sulla diagonale si ripeteranno, diciamo in questi mini blocchi che si creeranno, ci sarà l'autovalore di molteplicità algebrica superiore a 1, però purtroppo non uguale a quella geometrica, si ripeterà tante volte quell'autovalore e sulla sovradiagonale avremo degli 1. Nell'elevare, diciamo, nel creare la matrice esponenziale nascerà una matrice che non è più diagonale la matrice esponenziale della matrice degli autovalori, ma sarà una matrice triangolare alta in cui oltre agli esponenziali degli autovalori compariranno anche dei polinomi nel tempo. Quindi gli autovalori, diciamo, i modi naturali che abbiamo ipotizzato comparire, non l'abbiamo dimostrato in questo corso, non lo facciamo, però nel caso di autovalori reali vedremo comparire dei modi del tipo t elevato a un certo intero r che va da 0 a un sigma meno 1 dove sigma è la molteplicità geometrica dell'autovalore
per e elevato a lambda t per u, dove u è l'autovettore associato all'autovalore lambda. Ok, questo è quello che vedremo. Questo modo di questo tipo lo chiameremo ancora modo aperiodico. Cerchiamo di capire come varia, cosa cambia se abbiamo un modo di questo tipo. Allora, vediamo prima la legge oraria. Ok, vediamo prima come cambia la parte legge oraria. Vediamo in particolare, se questo è l'asse reale, questo è lo zero, cosa cambia al variare di lambda lungo l'asse reale. Quindi abbiamo tre casi: lambda minore di 0, lambda uguale a 0 e lambda maggiore di 0. Sono i tre casi in esame. Nel caso lambda minore di 0, provo a tracciare che cosa? Voglio tracciare t alla r elevato a lambda t. Cosa mi aspetto? Per t uguale a 0 parto dall'origine, a differenza di quello che avveniva prima. Poi ho il prodotto di due funzioni, una è t alla r, che tende, facciamo il caso r maggiore di 0, altrimenti torniamo al caso, diciamo, già visto. Tende a crescere, quindi a divergere, o come una retta, o come una parabola, o come una cubica, eccetera, eccetera. Questa però viene moltiplicata per un esponenziale, che invece ha esponente negativo, quindi tende ad andare a zero. Ora, l'esponenziale è sicuramente prevalente rispetto alla forma polinomiale. Quindi nel prodotto di una che diverge con potenza polinomiale, una che converge a zero con velocità esponenziale, vince l'esponenziale. L'esponenziale vince per t che asintoticamente. Nei primissimi istanti, quando t è molto piccolo, l'esponenziale è prossima all'unità, vale circa 1. La funzione polinomiale parte da 0, infatti partiamo da 0, tenderà a crescere inizialmente. Se r è pari a 1, tenderà a crescere quasi come una retta. Quindi inizialmente abbiamo qualcosa che cresce come una retta, quindi abbiamo t, che moltiplica qualcosa di vicino a 1. Pian piano però l'esponenziale poi domina, diciamo, questo andamento, quindi parto più o meno come una retta, però poi piano piano mi riabbatto e ritorno a 0. Questo è il caso, ovviamente, r uguale a 1. Se r fosse uguale a 2, cosa avrei? Ho una parabola inizialmente, quindi parto con tangente nulla, tendo un po' a sollevarmi, perché poi la parabola cresce in realtà anche più velocemente di quanto non cresceva prima la retta, la funzione t, però poi dopo comunque ritorno di nuovo giù perché l'esponenziale di nuovo vince. Questo è il caso r uguale a 2. E potrei andare avanti, per r uguale a 3 cosa avrei? Avrei ancora qualcosa che fa così e poi ritorna a 0, questo sarebbe il caso r uguale a 3, eccetera eccetera. Noto due cose. Vabbè, noto prima di tutto che parto sempre da 0. Inizialmente, nei primissimi istanti, l'andamento è quello della forma polinomiale, quindi ho una retta, parabola, cubica e così via. Quindi man mano che aumenta questa potenza parto sempre più schiacciato sull'asse reale, quindi sempre più abbattuto sull'asse reale, poi cresco e ritorno di nuovo a 0. Questo è quello che succede per lambda minore di 0. Cosa succede se invece lambda è uguale a 0? Se lambda è uguale a 0, lo facciamo qui sopra, lambda uguale a 0 vuol dire che dobbiamo graficare praticamente t elevato alla r, quindi questo, diciamo, un grafico abbastanza semplice. Avremo una retta nel caso r uguale a 1, avremo appunto una parabola nel caso r uguale a 2, avremo una cubica nel caso r uguale, forse cubica dovremmo farlo un pochino anche più, facciamo così un attimo solo, quindi una parabola r uguale a 2
una cubica domani, una cubica diciamo R uguale a 3 e così via, va bene, insomma ora il grafico ci provo. Quindi cosa notiamo? Rispetto al caso precedente in cui parto sempre da 0 e asintoticamente torno di nuovo a 0, ora parto da 0 ma asintoticamente divergo, perché tutte queste curve divergono nel tempo con una legge polinomiale. L'ultimo caso da esaminare è, diciamo, il caso in cui abbiamo lambda maggiore di 0. E ora in questo caso cosa succede? Abbiamo il prodotto sempre di due funzioni, t alla r per elevato a lambda t, però questa volta tutte e due divergono. Quindi fondamentalmente quello che vedremo è un esponenziale che diverge, che però non parte, diciamo, non parte da 1, partirà da 0 e poi, diciamo, diverge. Ora, cosa cambia tra se R è 1, 2 o 3? All'inizio sarà un pochino diverso, ma quasi in modo impercettibile rispetto a questa divergenza esponenziale. Insomma, avrei un po' di pancetta verso l'alto, un po' più schiacciata verso il basso, insomma. Nulla aggiunge a una curva di questo tipo, e quindi questo è l'andamento che mi devo aspettare. Insomma, magari sarà un po' più così, un po' meno così, questo al crescere di R, mettiamola così, no? Insomma, avremo un andamento di questo tipo al crescere di R. Cosa succede? Questo è quello che riguarda solamente la forma, questa prima parte, cioè la legge oraria, la parte scalare. Questa moltiplica un vettore, l'autovettore U, quindi se vado nello spazio di stato, questa è l'origine dello spazio di stato e questo è il vettore U, quali sono, diciamo, i casi? Allora, in tutti e tre i casi partirò sempre dall'origine. Quindi parto sempre dall'origine. Nel primo caso, lambda maggiore di 0, cosa avrò? Parto ad esempio parto da 0. Prima proverò, diciamo, ad allontanarmi, quindi a crescere in questa direzione, quindi avrò un vettore che via via si allungherà fino a un certo punto, dopodiché tornerò indietro e questo vettore si riaccorcerà di nuovo fino a tornare di nuovo a zero. Quindi avrò un vettore che tenta di allungarsi nella direzione di U, ma poi viene ricondotto di nuovo a zero dalla parte esponenziale. Quindi questo è l'andamento che cerco di raffigurare. Questo è il caso lambda minore di 0. Se lambda invece è maggiore di 0, cioè scusate, è uguale a 0 o è maggiore di 0, negli altri due casi, in realtà c'è certamente una differenza, perché c'è una differenza soprattutto nella velocità di crescita, però il vettore crescerà in entrambi i casi. Qui crescerà con la legge polinomiale, qui crescerà con la legge esponenziale, quindi partiamo da 0 e questo vettore si allunga e scappa via più velocemente se lambda è positivo, molto più velocemente, cioè infinitamente più velocemente, ma scappa comunque all'infinito, o va sempre all'infinito un po' più lentamente di prima, ma comunque ci va se lambda è uguale a 0. Quindi questo è il caso lambda minore di 0. Nel caso lambda maggiore o uguale a 0 avremo una divergenza, non ve la disegno, insomma è abbastanza chiaro il significato. Questo è quello che succede per il modo aperiodico, okay? Quindi nel caso di modo aperiodico abbiamo questa casistica. Vedete, rispetto al caso di A di semplice struttura abbiamo fondamentalmente una differenza nella parte iniziale per i primi istanti di tempo. Avevamo una convergenza a zero anche prima, era di tipo esponenziale,
avevamo qui una divergenza esponenziale, ce l'abbiamo anche ora, però partiamo da zero. Il caso lambda uguale a zero è molto diverso, perché nel caso di matrice di semplice struttura qui avevamo un valore costante che rimaneva, ora invece abbiamo un valore che diverge, tenendo pur presente il fatto che il caso lambda uguale a zero è un caso limite tra due mondi completamente diversi. Siamo proprio alla frontiera tra un mondo in cui si converge a zero e un mondo in cui si diverge, un mondo di frontiera. Ora bisogna poi capire, lo vedremo più avanti, cercare di capire questa frontiera quanto può essere realistica. Cioè dire che un sistema ha un autovalore proprio sullo zero o eventualmente proprio sull'asse immaginario, capire se è plausibile assumere che sia lambda uguale a zero con infinite cifre significative. Perché dico con infinite cifre significative? Perché se fosse lambda uguale a zero, tanti zeri, e poi un 1, dopo tanti zeri quanti volete voi, siamo da questo lato. Quindi, dopo un po' di tempo, magari partirà molto piano, perché un esponenziale positivo di esponente molto piccolo, ma sempre positivo è. A un certo punto l'esponenziale dominerà, diciamo, l'andamento, e quindi avremo comunque una divergenza. Se invece fosse uno meno 0 punto tanti 0 e 1, all'inizio, diciamo, avremo un qualcosa che magari in questo caso proverà a crescere, ma poi l'esponenziale comunque lo riporterà a 0, quindi torniamo sempre in questo caso qua. Dovremmo aspettare un po' più tempo prima di vedere l'effetto dell'esponenziale, però prima o poi sarà sempre quello che prevale. Quindi dobbiamo poi capire questa frontiera. E che significato gli dobbiamo dare a questi casi particolari? Okay? Allora, questo è il caso di autovalori reali. Vediamo cosa succede se abbiamo degli autovalori complessi e coniugati, quindi del tipo lambda uguale ad alfa più o meno j omega. Okay? In questo caso il modo naturale associato sarà del tipo sempre t elevato ad r elevato ad alfa t, poi avremo qualcosa del tipo coseno di omega t più un certo angolo phi per u con a più il seno di omega t più phi per u con b. Quindi avremo due funzioni trigonometriche fasate di 90 gradi tra di loro, una diretta lungo u con a e una diretta lungo u con b. E vediamo, il modo è molto simile questo a quello che avevamo anche nel caso, diciamo, di matrice di semplice struttura, comunque in generale diagonalizzabile. Compare però un'altra volta questa forma polinomiale qui davanti, che è l'unica differenza principale. Quindi vediamo i tre casi ancora in esame. Partiamo un'altra volta dalla legge oraria, quindi consideriamo sempre l'asse reale, questa è l'origine, vediamo cosa cambia al variare di alfa, quindi alfa negativo, alfa nullo e alfa positivo. Quindi vediamo cosa cambia al variare della parte reale della coppia di autovalori complessi e coniugati. Allora, partiamo dal primo caso, lambda minore di zero. Lambda minore di zero, abbiamo questa parte qui, la parte davanti alla funzione trigonometrica, governerà l'ampiezza di questa funzione trigonometrica, e quindi questo è l'inviluppo che abbiamo. L'inviluppo è praticamente la stessa forma del modo che abbiamo visto prima, ed è la stessa struttura del modo. Prima cosa avevamo? Avevamo un andamento ad esempio di questo tipo, no? Questo nel caso r uguale a 1. Qua dentro si dovrà sviluppare una funzione trigonometrica, quindi avremo qualcosa che, diciamo, farà più o meno così, no? Quindi avremo una funzione trigonometrica sinusoidale che parte da ampiezza nulla, questa ampiezza cresce un po' e poi ritorna a zero e sparisce. Quindi questo è quello che avremo per r uguale a 1. Per r uguale a 2
prendete l'altro in sviluppo e disegnateci dentro una sinusoide. Insomma, non lo faccio qui sopra, altrimenti insomma, il disegno diventa veramente poco leggibile. Però insomma cambia un po' l'inviluppo, ma il significato, l'andamento rimane simile. Quindi guardatevi le funzioni che abbiamo visto prima e dentro disegnateci, diciamo, la funzione trigonometrica, avremo capito più o meno di cosa abbiamo a che fare. Per alfa uguale a 0, diciamolo qua, alfa uguale a 0, come prima abbiamo o un inviluppo di tipo retta, e quindi sempre qua dentro dobbiamo poi andare a disegnare quindi questa funzione esponenziale che parte da ampiezza nulla e diverge questa ampiezza come una retta, cioè l'inviluppo è proprio una retta, una coppia di bisettrici, oppure divergerà come una parabola, quindi dovrei disegnare una parabola verso l'alto, una verso l'alto, in mezzo ci vado a disegnare sempre questa funzione trigonometrica, eccetera eccetera, e quindi ho in questo caso una divergenza, ok? Divergenza pseudosinusoidale, cioè oscillante, oscilla tra valori che tendono a diventare infinitamente grandi positivamente a valori che tendono a diventare infinitamente grandi negativamente. L'ultimo caso, avevamo quell'inviluppo più o meno fatto così, e qui in mezzo, quindi diciamo dovremmo andare a disegnare sempre la nostra funzione divergente, quindi anche qui diciamo più o meno abbiamo qualcosa di simile, quindi i casi alfa maggiore o uguale di 0 un po' differiscono nella velocità di espansione dell'ampiezza di questa funzione trigonometrica, però nella sostanza l'andamento non è poi tanto diverso, si parte da 0, ampiezza all'inizio nulla e poi divergiamo. Quindi questi sono i tre casi. Cosa succede nello spazio di stato? Nello spazio di stato abbiamo due componenti, uno diretto lungo u con a, questo diciamo supponiamo che questo sia il vettore u con a e questo sia il vettore u con b, no? Questo diciamo supponiamo che questo sia l'origine dello spazio di stato. Cosa succederà? Nel caso lambda minore di 0, scusate, alfa minore di 0, voglio dire, nel caso alfa minore di 0, partirò da un certo valore, che in questo caso in particolare è proprio l'origine, perché parto da 0, comincerò a ruotare intorno a questa origine con un'ampiezza che cresce all'inizio, quindi compie una spirale, perché ho due funzioni, una diciamo lungo un asse vado col coseno, lungo l'altro vado col seno, quindi ruoterò, il vettore composizione di questi due è un vettore che ruota, vedete questo vettore qui è un vettore che ruota con diciamo in modo periodico, quindi parto da un certo punto, se non guardassi questa parte qui partirei da un punto e ruoterei, avrei più o meno un'ellisse, perché non è detto che questi due vettori u con a e u con b non hanno la stessa lunghezza, quindi farei un'ellisse, però questa ellisse all'inizio ha un'ampiezza che è nulla, quindi parto dall'origine, poi cresce, poi dopodiché deve tornare di nuovo a zero, quindi finita questa parte iniziale di crescita, quindi che corrisponderebbe a questa prima parte, dopodiché devo ritornare di nuovo nell'origine, okay? Quindi ho una prima parte in cui cresco e poi una parte in cui ritorno di nuovo a zero. Bene, questo diciamo è il caso alfa minore di zero. Cosa succede nel caso alfa, mettiamolo assieme tanto non cambia tanto, alfa maggiore o uguale a 0, questo è il caso, quindi alfa maggiore o uguale a 0. Beh, in questo caso molto semplicemente parto dall'origine e ho un andamento che diciamo una spirale che cresce di ampiezza, si gonfia sempre, tende sempre, quindi ho un vettore che ruota in questo piano ma la cui ampiezza si diventa sempre più grande.
la velocità, la frequenza di rotazione non cambia, è data da omega, quindi la velocità con cui ruota questo vettore in questo piano è sempre omega, però l'ampiezza tende a divergere. Anche qui avevamo sempre una frequenza di rotazione data da omega costante. La velocità con cui di rotazione non dipende dall'ampiezza, dipende solo da omega. L'ampiezza dipende principalmente da alfa e un po' anche da questo R, ma principalmente da alfa. Bene, questi sono i casi di interesse, quindi anche per le coppie di autovalori complesse e coniugate. E con questo possiamo, se non avete domande, ritenere conclusa la parte di analisi e di presentazione dei modi naturali. Quindi questa più o meno è tutta la casistica dei possibili modi naturali. Vi ricordo che i modi naturali sono tutte le leggi orarie che possono comparire nella risposta in evoluzione libera. Dico possono perché? Perché nella risposta in evoluzione libera in generale ci possono essere tutti. Tutti i modi naturali in generale possono comparire nelle risposte in evoluzione libera. Dico possono perché? Perché comunque la risposta in evoluzione libera dipende anche dalla condizione iniziale. Quindi in realtà i modi naturali sono tutti quelli che compaiono a libera al variare della condizione iniziale. Cioè, ammesso che la condizione iniziale varia in tutto lo spazio di stato, troverete nelle varie possibili risposte tutti i modi naturali. Ci sono però dei casi particolari in cui magari azzerando attraverso particolari combinazioni di questa condizione iniziale alcuni modi potrebbero non partire da una condizione iniziale nulla. Facciamo un esempio banale: condizione iniziale tutta nulla, la condizione libera è zero perché avete una matrice esponenziale moltiplica con vettore nullo, nessun modo naturale compare, è tutto sempre nulla. Però questo è un caso limite, un caso banale, però se non, anche senza dover annullare tutti gli elementi del vettore della condizione iniziale, se magari annullate solo qualcuno, o si crea una certa combinazione lineare tra queste componenti di questo vettore, alcuni modi naturali potrebbero sparire nell'evoluzione libera, però è un caso particolare legato a quella specifica condizione iniziale. Nel caso generale ci sono tutti i modi naturali. O in generale al variare della condizione iniziale prima o poi compariranno, cioè li potrete trovare nella libera, quindi la libera in generale contiene o può contenere tutti i modi naturali che abbiamo visto. Quindi noti i modi naturali siamo in grado di capire come è fatta la risposta in evoluzione. E con questo più o meno abbiamo anche concluso l'analisi della risposta in evoluzione libera. Vorrei ora spendere qualche parola anche per quanto riguarda la risposta forzata. Ricordate, nelle formule di Lagrange, cioè nella risposta di un sistema, questa era composta da due componenti principali, una che dipendeva solo dalla condizione iniziale e che abbiamo chiamato risposta in evoluzione libera, e un'altra che dipendeva invece solo dall'ingresso, che abbiamo chiamato risposta in evoluzione forzata. Vorrei dire qualcosa anche riguardo a questa seconda, nel dominio del tempo. Nel dominio del tempo non si può dire tantissimo, per un motivo molto semplice. Perché la risposta in evoluzione forzata, prima di tutto, dipende dall'ingresso. E quindi per ogni ingresso cambia, perché dipende proprio dall'ingresso. Quindi dovremmo, è difficile generalizzare qualcosa che dipende da un ingresso che può essere qualsiasi cosa. Allora, per ovviare un po' a questo problema, quello che ora faremo, proprio subito dopo questa breve introduzione che vi faccio, è presentare una serie di segnali che chiameremo segnali canonici, che sono degli ingressi tipici che si considerano in questo corso. Sono ingressi che rappresentano delle fenomenologie, dei casi abbastanza esemplificativi di cosa avviene nella realtà un sistema, i possibili tipi di ingresso. Li vediamo tra un attimo. Questo da un lato, quindi abbiamo questa varietà possibile, però con questo piccolo stratagemma, comunque con questa pseudo limitazione, restringiamo l'analisi a solamente un certo tipologia di ingressi, potremmo in parte risolvere questo problema. No? Quindi, non posso studiarli tutti, però se fisso 2, 3, 4 tipi di ingressi potrete andare a capire cosa succede per quegli ingressi. Il problema qual è? Che però è fondamentalmente la risposta in evoluzione forzata è un integrale di convoluzione
tra la matrice delle risposte impulsive e questo ingresso. E non è detto che io sia in grado di risolvere questo integrale di convoluzione. Cioè non è detto che riesca a trovare nel dominio del tempo, a essere tanto bravo da trovare la soluzione analitica a un integrale di convoluzione. No? Cioè, abbiamo una dimensione in cui abbiamo una combinazione di matrici, c'è cioè una matrice esponenziale che moltiplica questo ingresso, ne devo fare l'integrale, non è detto che sia tanto bravo da risolverlo. Se anche fossi tanto bravo da risolverlo, lo sforzo probabilmente sarà comunque non indifferente, e visto che ci sono degli strumenti più pratici da un punto di vista operativo, che è il dominio di Laplace, per risolvere questo tipo di problemi, quello che vedremo ora è solamente qualche considerazione generale. L'analisi poi più di dettaglio della forzata la faremo nel dominio di Laplace. Tra qualche lezione cominceremo, diciamo, questa analisi. Quindi ora spendiamo un attimo, qualche minuto, a presentare questi che abbiamo detto segnali canonici, che diciamo ci serviranno un pochino ora, ma soprattutto poi quando passeremo all'analisi del dominio di Laplace, che sono quindi la tipologia di segnali che considereremo allo studio in questo corso. Allora, il primo tipo di segnale che consideriamo è il segnale impulso rettangolare. Lo definiamo in questo modo rispetto al tempo, quindi diciamo, questo segnale lo indichiamo con una delta epsilon di t. Questo appunto impulso rettangolare ha questo andamento: da 0 fino ad epsilon ha ampiezza 1 su epsilon, fino a 0 è nullo, dopo epsilon è nullo. Quindi è proprio un impulso rettangolare. Notiamo che l'area di questo impulso è uguale a 1 per ogni epsilon. No? Se abbiamo ampiezza 1 su epsilon e durata epsilon, qualunque sia epsilon, l'area è sempre 1. Questo è l'impulso rettangolare, quindi se volete possiamo scrivere che la delta epsilon di t sarà uguale a 1 su epsilon per t compreso tra 0 ed epsilon, 0 altrimenti. Ok? A partire dall'impulso rettangolare si può definire anche un altro tipo di impulso, che si ottiene considerando il limite per epsilon che tende a 0 dell'impulso rettangolare delta epsilon di t. Questo segnale lo indicheremo con la lettera delta, delta di t, prende anche il nome di impulso di Dirac. L'impulso di Dirac viene definito, questo è un modo possibile per definirlo, non so come vi sia stato presentato, diciamo, al corso di metodi, ma insomma è un modo possibile di definirlo, gode di alcune proprietà interessanti che ci conviene riprendere, ricordare, se non ve le ricordate bene. Allora, la prima proprietà è che l'impulso di Dirac, la delta di t, è uguale a 0 per ogni t diversa da 0. Quindi è una funzione sempre nulla per qualunque valore di t, eccetto che nell'origine. La seconda proprietà importante, per come abbiamo visto la definizione dell'impulso rettangolare, è che l'integrale tra meno infinito e più infinito della delta di tau in d tau è sempre unitaria. Cioè, se integriamo sull'asse reale l'impulso di Dirac, otteniamo 1. In realtà i due estremi non c'è bisogno di partire da meno infinito e arrivare a più infinito, perché tanto è sempre nulla, eccetto che nell'origine. Basta considerare come primo istante un qualunque valore minore di 0 meno, e qui un qualunque valore maggiore uguale a 0 più, no? Da 0 meno a 0 più.
che è lì in mezzo, diciamo, in questa durata infinitesima di tempo che si sviluppa l'impulso di Dirk. Terza proprietà di interesse, credo forse vi sarà stata presentata con il nome di proprietà di campionamento dell'impulso, vi dice che se fate l'integra, se facciamo il prodotto di una funzione f di t per delta di t meno tau, quindi moltiplicate una qualunque funzione del tempo per un impulso di Dirac centrato all'istante tau, questo è uguale alla f di tau, cioè al valore che la funzione assume solamente all'istante tau, per la delta di t meno tau. Questo è vero per la proprietà 1, no? Se l'impulso è nullo, qualunque altro valore del tempo diverso da tau, qualunque altro valore assuma la f di t conta poco perché viene moltiplicato per 0. Quindi l'unico valore di f che rimane superstite in quel prodotto è solo quello che succede in tau. Queste sono tre proprietà interessanti che potremmo, vi chiameremo probabilmente anche in alcuni casi durante l'analisi che faremo, e ci conviene ricordarle. Quindi questi sono i primi due segnali di interesse. Perché è di interesse questo tipo di segnale, cioè impulso rettangolare o la sua estremizzazione all'impulso di Dirac? Questi tipi di ingressi rappresentano delle sollecitazioni violente del sistema. Vedete, l'impulso è una funzione che è nulla fino a un certo istante di tempo, perché assume un valore infinito in un istante di tempo brevissimo, quindi trasmette al sistema una energia finita, perché l'energia che viene trasmessa è data fondamentalmente da quest'area, no? Perché abbiamo una potenza in unità di tempo, se volete, no? È come dire che stiamo trasferendo una certa energia nel nostro sistema. L'impulso di Dirac trasferisce una quantità di energia finita in un tempo infinitesimo, vuol dire che la sta trasferendo con una potenza infinita, perché se volete trasmettere un'energia finita in un tempo infinitesimo lo potete fare se avete a disposizione di una sorgente di un qualcosa che genera una potenza infinita, no? Che l'energia è l'integrale della potenza nel tempo, no? Il lavoro, no? Quindi l'energia è il lavoro, no? Il lavoro è l'integrale nel tempo della potenza, quindi avete bisogno di una potenza enorme per poter trasferire una quantità di energia finita in un tempo infinitesimo. È quello che, diciamo, vuole rappresentare questo, o l'impulso rettangolare, che è la versione un po' più realistica di quello che può succedere nella realtà, o questa più idealizzata, l'impulso di Dirac. Cosa vuol dire idealizzato e realistico? Allora, in realtà, se il nostro sistema ha delle dinamiche che evolvono in tempi dell'ordine, ad esempio, dei minuti, facciamo un forno, no? Se voi avete un forno, chiudete la porta, mettete 200 gradi, accendete, vedete che per arrivare a 200 gradi ci mette 4-5 minuti, anche di più, dipende dal forno che avete, no? Quindi è un sistema la cui dinamica evolve all'ordine dei minuti. Quindi in 4-5 minuti ha raggiunto i 200 gradi e poi lì rimane, grazie al suo sistema poi di controllo. Vado lì, apro la porta. Nel momento in cui apro la porta, tutta l'energia termica lì immagazzinata scappa via, la richiudo, guardo la temperatura, è scesa a 120 gradi. In quanto tempo è scesa a 120 gradi? Rispetto ai 5 minuti di prima, ho aperto e chiuso la porta in un secondo. In un secondo ho fatto scendere, ho tolto un'energia, una quantità di energia finita da questo sistema, perché è scesa la temperatura, l'energia termica accumulata dipende dalla temperatura per la capacità termica, no? Ho tolto una quantità di energia finita in un tempo piccolissimo, perché un secondo rispetto ai 5 minuti, da un punto di vista ingegneristico, è una epsilon. Quindi dovrei considerare questo tipo di... cioè ho aperto la porta, ho richiuso la porta, no? Questo significa questo.
Ora, potrei considerare questo segnale, quindi è quello più realistico, se questo epsilon è talmente trascurabile rispetto alle dinamiche in gioco, che o considero questo, o considero questo, visto che l'energia che sottraggono o aggiungono tutti e due è la stessa, che sempre l'area unitaria è, o considerare questo, questo, forse cambia poco ai fini complessivi del sistema. Magari questa però è più semplice paradossalmente da trattare nelle equazioni, grazie magari a una serie di proprietà che gode. Quindi da un punto di vista analitico magari mi conviene addirittura considerare questa, che pur essendo una cosa un po' strana, no? Idealizzandola, cioè vuol dire che ho aperto e chiuso talmente velocemente il forno che prende in un istante nullo, però in quell'istante nullo sono riuscito pure a tirare via un bel po' di energia dalla dentro. Lo sto idealizzando, però magari da un punto di vista dei conti, quindi sto commettendo un errore, sto approssimando un qualcosa che aveva magari un andamento di questo tipo, un po' curvato e qui un po' curvato, che è l'andamento reale. Già così, questa era già un'idealizzazione perché abbiamo delle discontinuità, già la natura non fa salti, la natura è continua, quindi già questa è un'idealizzazione, ma più o meno ci può stare. Questa è un'idealizzazione ancora più forte. Tutto sta nell'accuratezza che volete nei risultati. Tenete sempre presente che il modello che state usando del sistema è un modello approssimato, e quindi aggiungere un po' di approssimazione a un sistema che è già approssimato non è che aggiungete, togliete tanto. Quindi non so, se avete ad esempio, pensate a una biglia ferma sopra il tavolo, no? Andate lì con una penna e gli date una botta vicino. Mentre qui date una botta a questa biglia, questa, vedete, comincia a muoversi. Si muoverà fin quando poi non si fermerà a un certo punto, no? La biglia, per muoversi dal punto di partenza al punto finale, ha compiuto un lavoro. Quindi vuol dire che gli avete fornito, con quella botta che vi date, gli avete fornito un'energia, l'energia per fare questo lavoro. Gli avete dato tanta benzina per fare tot chilometri, diciamo, mettiamo se avete la macchina, no? Quindi quella botta in quell'istante infinitesimo, però con un movimento violento, avete perturbato violentemente il sistema, gli avete dato istantaneamente una energia che lui poi ha consumato. Come? Gli avete dato la botta, quindi avete applicato un ingresso, l'avete subito anche tolto, energia e potenza enorme, energia finita. Dopodiché il sistema ha altri ingressi. L'unico sarebbe eventualmente la gravità, però il tavolo la compensa, quindi un ingresso in un sistema in evoluzione libera. Trovate? Evoluzione libera, se la biglia si ferma, probabilmente sarà un sistema che avrà autovalori a parte reale e negativa, no? Che vanno poi, la libera, i modi naturali vanno a zero, non oscilla, quindi avrà solo probabilmente autovalori reali e negativi. Lo capisco dal tipo di libera che ha, no? Una libera che parte da uno stato iniziale che gli ho trasferito io attraverso l'energia che gli ho dato, e questa energia la consuma piano piano fino a andare di nuovo in una condizione di equilibrio e si ferma. Okay? Allora, questa è una tipologia di segnali. Vediamo altri segnali che sono di interesse. Allora, altri segnali di interesse sono i segnali polinomiali, che per noi sono in particolare il segnale gradino o scalino. Alcuni test lo chiamano scalino, qualcuno gradino, io a volte in un modo, a volte in un altro, quindi insomma lo indichiamo in questo corso con delta a meno 1 di t. Analiticamente che cosa è? Vuol dire un qualcosa che vale 0 per t minore di 0, 1 per t maggiore o uguale di 0. Quindi graficamente la delta a meno 1 di t è un segnale che è nullo fino all'origine, dopodiché passa istantaneamente al valore 1 e lì rimane. Quindi proprio la forma di uno scalino. Perché è di interesse questo tipo di segnale? È di interesse un segnale a scalino perché, vedete, un segnale a scalino è un segnale che, eccetto che una discontinuità veloce in un unico istante di tempo, passa tra due livelli costanti, passa da un primo livello costante a un altro livello costante.
quasi la totalità dei sistemi a cui possiamo pensare tipicamente hanno in ingresso segnali di questo tipo, che sono costanti a un certo valore, poi magari qualcuno va lì, cambia qualche manopola e porta questo valore a altri valori. La lavatrice, vogliamo andare a 300 rotazioni al minuto, c'è la manopola, mettiamo a 300 e questo comincia, fa un po' di transitorio, arriva alla velocità di 300 e rimane a 300. Ci abbiamo ripensato, non ci abbiamo la lana, passiamo a 600, fa un po' di transitorio, arriva a 600. Gli stiamo dando, prima in ingresso gli diamo un segnale costante che valeva 300, poi un segnale costante che vale 600. Il forno mettiamo a 200 gradi, quindi il segnale passa da 0 gradi, livello 0, a 200 gradi, un altro livello costante, il forno si adegua a questo cambiamento che abbiamo dato in ingresso, poi ci ripensiamo, vogliamo scendere a 180, cambiamo di nuovo livello, c'è un transitorio che il sistema subisce, l'ingresso è stato cambiato da un livello a un altro livello, quindi sono passaggi tra livelli da segnali di ingresso costanti. Questo può essere schematizzato con una funzione scalino. Vi faccio anche notare una cosa diciamo, più o meno interessante, che se fate in pratica, cioè la delta meno 1 di t è pari all'integrale tra meno infinito e t della delta di tau in d tau dell'impulso di Dirac. Cioè se fate l'integrale tra meno infinito e t dell'impulso di Dirac ottenete proprio lo scalino. Volete un altro modo per definire lo scalino. Seconda, quindi questo è scalino unitario o gradino. Scalino o gradino. Poi abbiamo la rampa. Unitaria. La rampa unitaria la indichiamo con il simbolo delta meno 2 di t. Questo sarà uguale a 0 per t minore di 0 o pari a t per t maggiore o uguale a 0. Anche in questo caso, se volessi graficarla, dovessi graficare la delta meno 2 di t, quindi è nulla fino all'origine e poi è la bisettrice degli assi. Quindi questo è l'andamento, quindi pendenza unitaria. O se volete velocità di crescita unitaria, no? Che questo, se fate la derivata per t maggiore di 0 avete una costante pari a 1, no? La derivata di t è 1, quindi un segnale che cresce con velocità costante. Quale potrebbe essere, perché può essere di interesse, supponiamo di voler comandare una macchina operatrice che deve muoversi a velocità costante, no? Quindi gli date un riferimento, quindi la sua posizione la fate crescere linearmente nel tempo, quindi si muove a velocità costante, per esempio. Vi faccio notare anche in questo caso, se volessi definire la delta meno 2 di t, questa un'altra definizione potrebbe essere l'integrale tra meno infinito e t della delta meno 1 di tau. Quindi se integrate il gradino, per t che va da 0, da meno infinito a t, ottenete proprio la rampa. È un altro modo di definire la rampa. Si definisce quindi la parabola unitaria. Delta a meno 3 di t. Questo è 0 per t minore di 0, t quadro mezzi per t maggiore o uguale di 0. Volendola rappresentare, la delta meno 3 di t, quindi avrò una quantità nulla fino allo 0 e poi una parabola. Parabola vuol dire un segnale che cresce con accelerazione costante e in particolare in questo caso l'accelerazione unitaria. Se derivate due volte questo segnale per t maggiore di 0 avete 1, quindi vuol dire che l'accelerazione è costante, pari a 1.
Anche in questo caso la delta meno 3 di t la potete anche definire come l'integrale tra meno infinito e più infinito della delta meno 2 di tau in d tau. Quindi, se volete, ulteriore definizione. Possiamo andare avanti, insomma, all'infinito possiamo definire la cubica, eccetera, eccetera. Va bene? Andando avanti. Per, diciamo, diamo una definizione un po', diciamo, generale, definiamo un segnale polinomiale di ordine n, segnale fatto in questo modo, lo indichiamo con delta meno n più 1 di t, il segnale polinomiale di ordine n. Lo definiamo come pari a 0 per t minore di 0, oppure pari a t alla n fratto n fattoriale per t maggiore o uguale di 0. Beh, la presentazione grafica è inutile, ve la faccio, se non avete capito di cosa si tratta. Anche qui vi faccio notare che la delta a meno n più 1 di t si può sempre definire come integrale tra meno infinito e t della delta meno n di tau in d tau, cioè quella di ordine precedente, usando appunto questa definizione che abbiamo dato. Vi faccio anche notare che questa la potete anche scrivere come t alla n fratto n fattoriale per la delta a meno 1 di t. Questo vale anche per i segnali, per tutti i segnali precedenti, questa seconda osservazione. Ok, con questo questi sono i segnali polinomiali. Perché ci servono i segnali polinomiali? Un po' già ve l'ho anticipato, cioè già singolarmente sono rappresentativi di alcune cose interessanti, no? Segnali che variano a livelli costanti, segnali che si muovono a velocità costante o ad accelerazione costante e così via. Quindi già da soli hanno un significato fisico che ha un peso. Vediamo come ne possiamo fare uso anche per destrutturare dei segnali che sembrano un pochino più complicati. Facciamo un esempio. Consideriamo un segnale che fa così. In un certo segnale U di T, ingresso al nostro sistema, ad esempio, che fa? È nullo fino a un certo valore. Poi passa un certo livello fino a un altro valore, torna a zero, passa un altro livello, torna a zero e ritorna a zero. Cioè fa, insomma, ce la fa così. Diamo dei numeri associati a questi valori, questo è 0, 1, 3, 4, 5, per esempio. Qui sia 1, qui sia meno 2. Supponiamo che questi siano i due livelli, questo è il tempo. Supponiamo di voler studiare un segnale di questo tipo in ingresso al nostro sistema. Ora vedete, è un segnale che ha una sua complessità. Se il nostro sistema è lineare, cosa che stiamo assumendo già da un po', sappiamo che se il segnale d'ingresso può essere decomposto come una combinazione lineare di segnali elementari di cui conosco la risposta, per la linearità potrò dire che la risposta al segnale complesso è data dalla stessa combinazione lineare delle risposte elementari che conosco o che so costruire eventualmente. Allora guardiamo un attimo questo segnale. Se riuscissi a decomporlo come una combinazione lineare di segnali che conosco, eventualmente anche traslati nel tempo, se il sistema è anche tempo invariante, potrei, invece che trovare la risposta forzata a questo segnale più complicato, trovare semplicemente la risposta forzata ai segnali elementari di cui magari per me è più semplice calcolare la risposta, e poi farne la combinazione lineare, eventualmente una traslazione temporale. Allora proviamo a riscrivere questo U di T. Ora,
quello che vedo è un segnale che varia tra livelli. Un segnale che varia tra livelli può sempre essere decomposto come una combinazione lineare di scalini eventualmente traslati nel tempo. Allora, cominciamo. Fino all'istante 1 siamo a 0. All'istante 1, vedete, ho una variazione di livello e vado al livello 1. Questo lo potrei rappresentare come un gradino unitario delta, diciamo così, delta a meno 1 di t meno 1. Scrivo t meno 1 perché devo considerare il fatto che c'è questo ritardo. Quindi in questo momento sto rappresentando questo tipo di segnale, questo in blu, no? Il gradino unitario. Traslato ritardato di 1. All'istante 3, questo livello deve scendere di quanto? Deve scendere di 1. Allora cosa faccio? Sottraggo a questa quantità una delta a meno 1 di t meno 3. Cosa sto sottraendo? Sto sottraendo un segnale che fa così. Cioè viene fino al 3 è nullo, dopodiché scende al livello, scende, questo non è proprio in scala in realtà, scende al livello 1. Ragazzi, cambio un attimo, se no ci confondiamo con i livelli. Diciamo che scende un po' questo livello qua, se no il 2 non ci troviamo con, diciamo così, lo scendo un po' più giù, così ha una parvenza di 2 questo, okay? Quindi questo è meno 2, questo è 1, e quindi questo segnale di cui sto parlando scende, quindi nullo fino a 3, poi scende al valore meno 1, ok? La composizione della curva blu e della curva verde ci dà questo primo segnale, vedete questa prima parte del segnale, e poi ci manca questo secondo. Cosa faccio? Aggiungo un altro scalino, nullo fino a 4, che scende di meno 2, quindi faccio meno 2 delta a meno 1 di t meno 4 e ho ottenuto che cosa? Un segnale. Ora come farebbe il nostro segnale? Nullo fino a 1, sale a 1, scende a 0 fino a 4, scende a meno 2 e poi rimane a meno 2. Invece noi lo dobbiamo riportare a 0, a 5. Quindi vado a finiti i colori, vado quindi a sommare più 2 delta meno 1 di t meno 5. Ok? Quindi questa, diciamo, è l'ultima parte che ci serve per riportare il segnale, diciamo, a 0. Sto sommando, c'è un segnale che fa così, quindi più 2, questo è il segnale che sto sommando, no? Quindi a quota 2. Vedete, quindi questo segnale iniziale è stato decomposto come una combinazione lineare solamente di scalini, una combinazione lineare di scalini unitari traslati nel tempo. Se volessi quindi calcolare la risposta forzata, ad esempio la y forzata di t, se il sistema è lineare e tempo invariante, quindi se il sistema è lineare e tempo invariante, la risposta quale sarà? La potrei vedere come una y primo forzato di t meno 1. Se y primo, cioè se la delta meno 1 di t ha come risposta questa y forzato di t,
No, supponiamo di calcolare la risposta al gradino unitario. E questa la risposta la calcolo, risposta forzata, la chiamo y' di f. No, supponiamo di riuscire a calcolare la risposta al gradino. Dopo vedremo anche come. È una risposta che si è uno di quegli ingressi per i quali l'integrale di convoluzione ammette una soluzione abbastanza semplice. Quindi lo riesco a risolvere facilmente anche nel dominio del tempo. Quindi questa y' di f la trovo facilmente nel dominio del tempo. Questa qui in rosso, molto più complicato. Però vedo, quindi la scrivo così, continuo, meno, stessa combinazione, quindi y' con f di t meno 3, meno 2y' con f di t meno 4, più 2y' con f di t meno 5. Quindi una volta che ho trovato la y' con f, mi basta semplicemente metterla in questa combinazione lineare, traslare nel tempo questa funzione di t che ho trovato, al posto di, basta che per questa, al posto di t, questa sarà una funzione che avete trovato, una funzione analitica, l'avete trovata, al posto di t ci mettete t meno 1, la prendete e la mettete al posto di questa quantità, poi la prendete di nuovo, ci mettete al posto di t t meno 3, cambiate di segno e la aggiungete qua dentro, la moltiplicate per meno 2, al posto di t ci mettete t meno 4 e la mettete ancora qua dentro e andate avanti così e vi costruite la vostra risposta forzata. Ok? Bene, facciamo un altro esempio. Supponiamo di avere in ingresso un segnale di questo tipo. Segnale nullo fino a 0. Poi cresce linearmente fino a un certo valore, poi rimane costante, decresce e poi ritorna ad esempio a 0. Questo è il segnale U di T che vogliamo considerare. Andiamo un attimo a vedere quali sono i valori che lo caratterizzano. Supponiamo che questo sia 2, qui abbiamo 1, supponiamo qui 5 e qui 6. Ok? Speriamo che sia questo il segnale che vogliamo, di cui vogliamo calcolare la risposta forzata. Allora proviamo a destrutturare questo segnale, vediamo se riusciamo a scriverlo come una combinazione lineare di altri segnali. Allora vi ricordo che le combinazioni lineari sono somme di altri segnali, eventualmente scalati, non sono prodotti. Se fate prodotto tra segnali canonici non va bene, perché quello il prodotto non è, diciamo, non è un operatore, cioè prodotto tra funzioni non vale per la linearità, vale solo una combinazione lineare di funzioni. Allora, questa prima parte, questa parte iniziale, 0 e poi un segnale che cresce come una retta, quindi a velocità costante, mi ricorda tanto una rampa. Quant'è la velocità con cui cresce? In un secondo cresce di 2, quindi ha velocità 2. No, la pendenza è pari a 2 perché in un secondo cresce di 2. Quindi vado a scrivere uguale. Quindi se questo lo rappresento come una rampa che fa così, pendenza 2, quindi qui scriverò più 2 per la delta meno 2 di t, rampa che parte proprio dall'origine. Vedete, sono riuscito a ricalcare la prima parte fino ad 1. Da 1 in poi questo segnale deve diventare costante. Ora, da un lato ho un segnale che cresce a velocità costante. Quindi cosa devo fare? Qual è l'errore che sto commettendo? È questa quantità qua, vedete? Devo annullare questa quantità. Per annullare questa quantità mi serve un segnale che decresce da questo momento in poi, decresce a velocità costante negativa però, quindi con una pendenza meno 2, in modo tale che questa, la differenza tra le due, rimanga costante. Quindi vado a scrivere meno 2, perché la pendenza deve essere la stessa per annullare quella di prima, delta a meno 2 di t meno 1, che è l'istante
a cui devo applicare questo secondo segnale. Quindi la composizione di queste due rampe è questo segnale fino a 0, nullo, cresco pendenza 2 fino a 1, poi rimango costante. Questo però rimarrebbe costante per sempre. In realtà all'istante 5 devo cominciare a decrescere nuovamente a velocità, con velocità costante. Quindi mi serve un segnale che vado ad aggiungere qui, e che decresce, quindi faccio meno. Quant'è la pendenza qui? Deve scendere dal livello 2 al livello 0 in un secondo, quindi la pendenza è meno 2, delta meno 2 di t meno 5, perché deve essere applicato in 5. E ora quindi sono in questo modo, ho costruito questo segnale rosso fino a 6, però a 6 continuerebbe a scendere. Qua quindi devo sommare qualche altro pezzo, devo sommare un pezzo poi che cresca in modo da annullare questa quantità qua. Quindi faccio più 2 delta meno 2 di t meno 6, ok? Quindi tutto questo segnale in rosso lo posso costruire come una combinazione lineare di sole rampe traslate opportunamente nel tempo. Quindi se riesco a costruire, a calcolare la risposta alla rampa unitaria con, sfruttando la linearità e la tempo invarianza del sistema, posso quindi calcolare la risposta a questo segnale qui. Ok? Facciamo un altro esempio. Vi consiglio di acquisire una buona dimestichezza con questi tipi di operazioni, perché spesso nelle tracce capita appunto segnali che possono essere, che dovete decomporre, che vi converrebbe decomporre, diciamo. Poi se riuscite a tenerlo così com'è, ma insomma, questo è veramente cosa succede. Allora, proviamo un segnale che faccia così. Qui è 0, supponiamo qui è 2, qui è 4. Supponiamo che arriviamo a pendenza a quota 5. Ok? Allora, riprendendo le considerazioni che abbiamo fatto prima, questa U di T, la prima parte mi sembra proprio una rampa. La pendenza quant'è? Deve arrivare a 5 in 2 secondi, quindi 5 mezzi, no? Al numeratore il salto che fa, al denominatore il tempo che ci mette a fare questo salto, quindi 5 mezzi, per la delta a meno 2 di t. Sottraggo all'istante 2 una retta di uguale pendenza, quindi faccio meno 5 mezzi delta a meno 2 di t meno 2 e ottengo questa prima parte, quindi questa fino a qui, e poi qui devo andare a 0. Ora, in alcune tracce qualcuno di voi cosa ha fatto? Prende questa parte, l'ha fatta bene, poi ci ha messo una bella parentesi qui, ha moltiplicato tutto per uno scalino ribaltato in modo da annullare, da zerare da questo momento in poi. C'è uno scalino che è 1, uno scalino che è 1 fino a qua e poi da qui diventa 0. No? Se fate la delta di meno t è un segnale che vale 1 per t minore di 0 e 0 dopo. No, la delta di meno t, la delta meno 1 di meno t. Però se fate il prodotto tra le funzioni elementari, questa voi non potete più usarla nella combinazione lineare. Cioè non potete più applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Qui cosa ho? Ho un cambio di livello. Quando ho un cambio di livello dovete sempre pensare allo scalino. Quindi dovete scendere di quanto? Di 5 unità all'istante 4. Quindi semplicemente basta andare a fare meno 5 per la delta a meno 1 di t meno 4. Sottraete da questo momento in poi un gradino. Questo che vuol dire? Vuol dire che abbiamo destrutturato il nostro segnale come una combinazione lineare di rampe e gradini. Quindi dovremmo riuscire poi a calcolare prima la risposta all'uno, poi la risposta all'altra,
e poi farne la combinazione lineare. O se volete, poi questo lo vedremo nel dominio di Laplace, possiamo provare a rappresentare nel dominio di Laplace tutto questo segnale già così com'è, tutto assieme, e calcolare la risposta nel dominio di Laplace. Questo poi dipende da come vi trovate voi individualmente meglio nel fare i conti. Se preferite lavorare con gli elementi, diciamo, le funzioni elementari non traslate, quindi vi fate la delta meno 1 di t, la delta meno 2 di t, vi fate le singole risposte e poi ve le piazzate qua dentro facendo le opportune scalature e ritardi temporali. Però insomma, da un punto di vista poi operativo, proprio grazie alla linearità non cambia tantissimo. È chiaro più o meno? Vi consiglio di provare a casa a costruirvi segnali di questo tipo, ve li inventate oppure li vedete un po' dalle prove, se ce n'è qualcuno un po' diverso, insomma provate a farvi segnali che variano come rette, curve, diciamo parabole, insomma quello che sia, tra pezzi di segnali canonici, e poi provate a riscriverli e vedete se riuscite a prendere un po' di dimestichezza. Non è complicato, insomma, basta solo entrare un attimo nell'ottica di come funziona. E dovrei iniziare un altro argomento, però mancano 5 minuti, quindi forse è meglio se finiamo ora e poi, visto che abbiamo anche fatto pausa, e poi riprendiamo la prossima lezione.